signor Binda, voi non vi immaginate che onore conoscervi. Io e mio fratello si fa la collezione degli articoli su di voi. Mio fratello è Giulio, Giulio Bartali. Io sono Cino invece, oggi è il mio debutto. Grazie, pace, ragazzo. Ah, scusate. Siete voi in testa? Era in testa. E chi è in testa ora? Tu, ragazzo. Io? Allora, Binda, scusate. Io voglio, eh? Vai, vai. Ora lo dica a Giulio. Binda! Chi era quello là? Quello là, chi era? È uno nuovo. Non è malaccio però, eh? Uno nuovo? Vai, vai. Come ti chiami te? Gino Bartali sono io. Voi chi siete? Sono Colombo, della Gazzetta dello Sport. Ok, davvero? Eh sì. Colombo, oggi incontro tutti quelli che ho sempre sognato. Quanti anni c'hai? 20. Ah. Ma che, mi mettete nell'articolo? Sicuro, cosa sono qui a fare se no? Senti, ma com'è che ti chiami? Bartali o Bartali? Bartali, Bartali, siamo due fratelli. Ah, due? E com'è che se siete due adesso vedo solo te? Sì, perché Giulio non c'è, che è ancora dilettante, però è più forte di me lui. Voi dovete scrivere i fratelli Bartali, le promesse della Toscana. Scrivete... Oh, scusate, eh! Non ripiglia quello ora! No, non lo ripigli più, Bartali. Senti, io mi devo scusare con te. La Milano-Sanremo non poteva vincerla uno sconosciuto. Per quello ti ho fatto perdere tempo, ho dovuto. E c'ha pure la faccia di venirmela a dire, capì? Vedrai che adesso mi perdoni. Ti presento una persona. Pavesi, il capo della Legnano. Corri bene, Bart, mi piace. Sto preparando la squadra per il prossimo Giro d'Italia. Se ti interessa correre per la Legnano, ti aspetto nel mio ufficio lunedì, a Milano. Il Giro con la Legnano. Ormai lo conoscono tutti il tuo nome. Adesso c'è la premiazione, mi raccomando, devi dedicare la vittoria, ricordate. E che? Quasi quasi volevo vincere solo per dedicare la vittoria. Dedicala al Duce. Come al Duce? Sì, certo, solo due parole, così, tanto per dire, così, una formalità. È come dire il Padre Nostro. Quando recito il Padre Nostro non lo fa mica per forma io. Da questa parte. Grazie. Vieni giù, vieni. No, dopo. Bartali, non è da tutti vincere il Giro d'Italia a 22 anni. Cosa prova in questo momento? Io sono molto contento. E ci sono delle persone che voglio ringraziare. Anzitutto i miei genitori mi hanno permesso di essere qua, che coi primi soldi dell'ingaggio gli ho regalato una radio, che spero mi porta vicino a loro quando non ci sono, così sono contento, perché è come se fossi lì. Poi c'è un'altra persona che abita anche lei dalle mie parti, che io vorrei moltissimo che fosse qua, che il nome non lo posso dire, però questa persona lo sa che pensa a lei.
Se adesso sta ascoltando, io le dico che questa vittoria è anche la sua insieme a me. Ecco, questo. Ma soprattutto vorrei chiamare qui un'altra persona. Giulio, vieni qua! Non si può! Come si può? Fallo passare, oh, è mio fratello! Fatelo passare, è sì, mio fratello, sì. Lui. Va bene. È Giulio Bartali! È Giulio Bartali! Si fa 40 anni in due, corre anche lui! Ce lo si è promesso! Si vinceranno io un anno lui e l'anno prossimo la maglia rosa, e sta maglia qui la porterà lui sul palco! I fratelli Bartali siamo! Ricordati la dedica al Duce. Sì. Poi c'è un'altra cosa che devo dire. Una dedica che voglio fare. Voglio dedicare questa vittoria a chi sta più in alto di tutti e che vigila su tutti noi, proteggendoci ogni giorno. La Santa Vergine Maria, la madre del nostro Signore Gesù. E chi si crede di essere? Ve lo assicuro, non finisce qui. Guarda, Gino! Guarda, guarda!